Salve a tutti ragazzi e bentornati a Make Shosha. Siamo tornati con gli indovinelli. Una, possiamo dire, serie che vi piace tantissimo. Oh ragazzi, rispondere a indovinelli misteriosi ormai sta... sta diventando la nostra specializzazione. Sì, l'ultima puntata ha superato quasi 30.000 mi piace. Andiamo a rispondere a degli indovinelli insieme. Voi potete giocare con me e dare la risposta sotto nei commenti. E in alcuni punti specifici vi chiederò una mano. Quindi ragazzi, pronti? Anche perché ragazzi, sapete che io sono un abilitato maestro nello scovare indovinelli impossibili. Non ho preso il caffè, ve lo giuro. Sono pronto ragazzi. Oggi andremo a vedere degli indovinelli particolari, perché cioè capiremo se siamo delle persone intelligenti, ma soprattutto ragazzi saranno del tipo sopravvivenza, cioè dovremmo provare anche a sopravvivere tra le varie cose. Quindi messo mi piace ragazzi, condiviso il video agli amici, perché fatevi vedere che siete più intelligenti, soprattutto potete un po' riciclarveli, no? Mike stava per passare del tempo al mare. Ecco so io ragazzi, peccato ragazzi che io non vado al mare, cioè la cosa che odio di più, e voleva andare in Messico in autobus. Ah, io adesso non so dove abita Mike. In Messico in autobus. Per noi è un po' lontanino forse, eh. Sfortunatamente ha perso il biglietto. Mike, se sei deficiente, che dobbiamo fare noi? Si è dimenticato quale autobus doveva prendere. Non è che si è dimenticato quale autobus doveva prendere, si è dimenticato il biglietto. Quindi pure pure se si ricorda dell'autobus, non c'ha il biglietto, non può salire. Quale bus va in Messico? Allora, l'11 no perché va in Canada. Il 5 che c'ha il... roba, il caschetto da minatore. Ah no, c'è dopo sci. L'8, perché non c'ha niente ragazzi. E va in Canada, lo sapevamo perché la bandiera è quella. L'8 ragazzi, sembra tipo i minatori. Ah no, va anche al nord. Vabbè, penso ci saranno delle montagne in Messico, cioè, ma che... Sì, vabbè, però lui voleva andare al mare, quindi giustamente ci abbiamo azzeccato. Che cosa c'è che non va? È chiusa a chiave, però non c'è il buco per la chiave. Scommetti? Scommetti? Cioè c'ha il portellino, vedete, non c'è il buco. C'è un piccione, l'ho visto, eccolo. C'è un piccione qui, c'è un intruso in questo stagno. Dai, raga, ma io sono troppo forte, cioè questi indovinelli non in allarme il mio cervello, perché io sono troppo ingegnoso. Che ci sono, 2-4? Può essere? Vediamo un po'. Sì, quello è un 9 scritto male. Cosa c'è che non va? Che c'è che non va? Che non c'è il palo forse, ragazzi? Non lo so, boh, mi sto a buttare, non... Vediamo. Ok, tu non hai visto niente. Che so? Che c'ho sta penna in mano? Ok, non c'erano gli assi sulle rotaie. Manca un palo qui, dove va questo fulmine, insomma? Questo fulmine! Vabbè, ci stiamo riscaldando, ragazzi, eh. Questa mi piace, ragazzi. Io sono un detective. Posso mettere in atto le mie doti di detective. La famiglia di Nina è tenuta in ostaggio a casa sua. All'improvviso squilla il telefono. Oh, pronto a buon tempi, c'è la signora? No, sta bagnato. Ma non può rivelare la situazione. Ciao, mamma. Come posso aiutarti? Sono a casa e vado a letto. Se non è un'emergenza posso chiamarti più tardi. Sono davvero assonnato. Scusa, va a dormire e la chiamo più tardi. 30 minuti dopo arriva la polizia e li salva. C'è forse un messaggio in codice. Che modo Nina ha chiesto aiuto? Sì, vabbè, non so parlare ragazzi. Non mi sono manco preso il caffè. Questa è una cosa pazzesca. Dalle frasi che ha detto Nina dovremo capire come ha mandato la polizia. Qua ragazzi dovete fare pausa e scrivermi secondo voi perché. Come ha fatto? Io leggo i commenti, ragazzi, quindi ve sgamo a chi li scrive in maniera fallace, un po' che fa il mariuolo. Quindi, ragazzi, dovete giocare insieme a me, onesti. Allora, secondo me, ragazzi, la cosa un po' strana è che lei gli ha detto che andava a letto, ma che l'avrebbe richiamata più tardi. Ma non sappiamo che ora era, però se vai a letto la richiami il giorno dopo. O, ragazzi, c'è un qualcosa in codice loro, non saprei. O c'è un anagramma tra parole, non lo so. Oggi le mie doti da detective, ragazzi, non ci sono molto. Vediamo. Ha tenuto premuto il pulsante muto, tranne le parole aiutarti casa, emergenza, chiamarti. Ha tenuto premuto il pulsante muto tranne le parole. L'italiano di questo video, ragazzi, è peggio del mio. Ah, quindi lei ha tenuto il tasto muto, quindi la mamma sentiva solo aiuto, casa, chiama emergenza. Vabbè, guarda come si sgamano subito, Mo voglio vedere in quanti ci avevano azzeccato, ragazzi. Guardate. Uno scienziato stava esplorando una caverna in Antartica quando è caduta una valanga. Trova altri 4 tunnel. Oh, ragazzi, questo è quello che ci piacciono a noi. Tutti quanti erano mortali tranne uno. Allora, in questo tunnel che c'era? Pieno di trappole per orsi. Balene pericolose. Andrei qua, già ve lo dico.
gas velenosi sotterranei, un abisso con sotto un lago ghiacciato. Vabbè, ragazzi, cioè, se volete potete rispondere, però è abbastanza semplice. Qual è il percorso quello più sicuro? Secondo me è quello con le balene, perché, cioè, le balene vanno sott'acqua, mica stanno fuori lì. Aspetta a noi, giusto? Le balene non attaccano gli umani. Ah no, che non... cioè, abbiamo azzeccato, quindi... Però pensavo per un motivo un po' diverso, vabbè. Un tunnel, nel tunnel ci sono le balene, non mi ha detto che è sott'acqueo. Sott'acqueo. Tre amici sono intrappolati in delle gabbie. Ok, chi ce l'ha messi? Vabbè, ci porta, dai. La gabbia di Tom ha un blocco di ghiaccio. La gabbia di Bob ha l'acqua calda che continua a bollire. E quell'altra c'ha un lucchetto. La chiave è nella gabbia di Tom. Il lago è profondo e solo Anna sa nuotare. Vabbè, oh, ma tu te butti. Vabbè. Non andare a nuotare se non sai nuotare. Come possono fuggire? Allora, fermi tutti. Ci abbiamo bisogno di liberare Anna per forza. Perché è l'unica che sa nuotare e deve andare a prendere la barca. La chiave sta qua. Tipo fa così. E gli tira l'acqua bollente sul ghiaccio. Capito? Se scioglie il ghiaccio, lui si libera. Porta la chiave a lei. Cioè, da troppi pochi indizi, no, ragazzi? È troppo poco tempo per pensarci. Ma mo' io vedo la soluzione. Dai, dai, dimmelo te che è stato geniale. Ma scusa, ma che ne so io dove sta? E lui esce, ok. E c'ha la chiave. L'acqua bollente presto evaporerà. Mi sto triggerando. Dovrebbero sbloccare la gabbia di Anna. Ma sai, ragazzi, che il mio ingegno non è così... così acuto oggi, eh. Uno strano virus ha fatto mutare tutte le creature sulla Terra. Azz, tu sei intrappolato in un laboratorio e non puoi uscire. Beh, ci sono tre porte di fronte a te che ti portano fuori. Dai, questo è quello per cui vivo, ragazzi, sì. Dammi un qualcosa. Ci sono delle trappole nelle stanze. Ma noi, ragazzi, siamo dei saltatori di trappole abilitati. Cioè, io ho il patentino. Piante carnivore. Ok. Zanzare sputa acido. Tigri che ti faranno a brandelli. Azz. Quindi, che faccio, raga? Quale porta dovresti scegliere? Oddio. Oddio. Prendo le zanzare che sputano acido sulle piante carnivore e me ne vado. No, non lo so, ragazzi. Risposta. La prima porta. Le piante non possono muoversi, quindi ci puoi girare intorno. Ho capito, ma sei pieno, ma che... Ah, mi sono dato una botta alle palle. Ah, quale via sceglieresti? I carboni ardenti, i chiodi o il vetro? Penso i carboni ardenti. Se sei tipo psicologicamente fortissimo ce la fai. Il vetro ti fai malissimo e gli chiodi potrebbero essere molto più pericolosi. Forse i carboni ardenti, ragazzi. Ah, la risposta stupida sarà i carboni ardenti, che tanto tra poco si spengono. L'unica cosa che posso pensare di fare, visto che non ci dà la soluzione, è quello di camminare su sto asse di legno. Vado così e frego il sistema. Però ragazzi, noi siamo dei tipi loschi e non molliamo, saliamo di livello. Questo qui dovrebbe essere ancora più difficile. Perché? Chi viene dal passato? Che vuol dire chi viene dal passato? Secondo me sta signora, perché è una vecchia. Non lo so. Ma che cazzo, che vuol dire chi viene dal passato? Aspetta, aspetta, forse c'è qualche dettaglio che ci sta sfuggendo. Oggi sei una pippare. In quel senso. Chi viene dal passato? Beh, la strega direi che viene piuttosto dal passato, no? Cioè, è l'unica vestita. Ci è venuta d'inverno e mo' estate. Beh, direi la strega è abbastanza del passato, no? Chi viene dal passato? Oddio, lei è vestita piuttosto da vecchia. C'ha gli zoccoli. Direi quella con gli zoccoletti, raga. Gli zoccoletti di legno. Perché? Chi viene dal passato? Lui, ragazzi, che c'ha questa parrucca. Guarda lui quanto è contento di leggere il cellulare, ragazzi. Top. Una ragazza è stata trovata morta sulla spiaggia. A sgarra. Sembra essere stata strangolata. Se non c'è nessun segno sul collo. Non è stata strangolata. Come fai a dire che è strangolata se non ci stanno i segni? C'è un sacchetto di plastica con un'accetta, un'ascia, una pistola, un coltello e una corda. Le uniche impronte digitali che hai trovato appartengono alla vittima. Wow, detective Conan. Qua, ragazzi, qual è l'arma del delitto? La corda. È stata strangolata. E gli unici segni sono la corda. Oh, la busta, la busta. La busta, forse, si è messa la busta così.
Oh, vediamo. Babusta! Ma sono troppo intelligente, raga. Cioè, io so fuoco connesso. Sì, se l'è messa così perché non c'erano segni, no? Se ci fossero stati i segni, avrei detto la corda. Invece, il sacchetto. Ragazzi, ma questa non ho risposto io. Qua c'è il Detective Conan che ha fatto così, con Goro, capito? Io ho fatto Goro. Una donna è annegata in mare. Madonna, non c'è andata in spiaggia senza vedere nuotare, scusate, eh. E un detective è andato a interrogare suo marito. Che ridi, porco due, è morta tua moglie, ridi. Abbiamo nuotato lontano dalla riva. Stavo cacciando anguille sott'acqua e lei stava nuotando in lontananza. È losco sto tizio, ragazzi. Secondo me è stato lui. Se la ride troppo. Quando l'ho sentita piangere per chiedere aiuto, mi sono precipitato a salvarla, ma ero molto affaticato e sono appena uscito dall'acqua. Perché l'ha lasciata morire lì? L'hai lasciata senza aiuto o addirittura l'hai uccisa? Infatti, guarda, poi è tutto pompato. E se è morta, che ce posso fare? Ah, raga, non ho capito un cacchio. Che in lingua è stata... l'ha lasciata lì annegata, come ha fatto a indovinare? Che ci vuole la scienza, sta a ride. Io non ho capito in che italiano, in che lingua è stato scritto sto indovinello, ragazzi. Se avesse davvero cercato di salvarla, sarebbe morto pure lui, dai. Avrebbe gettato via il fucile. Un re fa scegliere a tutti i prigionieri tra due stanze. Se scelgono bene, sposeranno la principessa. Altrimenti il drago li mangerà. Non mi parlate dei draghi, ragazzi, che sto in lutto dopo la fine di Game of Thrones, eh. Ci sono due lavagne sulle porte. Una dice la verità, l'altra mente. Vabbè, ma noi che ne sappiamo qual è. La principessa è qui e il drago è nella stanza accanto. Vabbè. Il drago è in una stanza e la principessa è nell'altra. Dov'è la principessa? Allora, qual è quello che mente? Il drago è in una stanza e la principessa è nell'altra. È la verità. Il drago sta in una stanza e l'altro è una principessa. Però la principessa è qui e il drago è nella stanza accanto, potrebbe essere quello farlocco. Io dico questa, ragazzi, qua sta la principessa. E poi mi sono buttato, perché non c'è roba logica. Olè! Nella stanza 2, se la scheda 1 dice la verità, allora anche la scheda 2 è vera. Vabbè, invece sono andato a caso, però è andato bene. Tutto ciò è contrario ai termini del gioco, quindi... La regina rossa ha condannato a morte Alice, madonna. Per sopravvivere deve fare una partita. Ci sono due pietre nella borsa. Se Alice estrae la rossa avrà la libertà. Quella nera significa morte. Ma la regina rossa mente. Che vuol dire? Che ridere. Ce ne mette due rere. Ammazza che infame. Ah, se la voleva ammazzare, ammazzala e basta, no? Però Alice sa che ci sono due pietre nere nella borsa. Come può superare in astuzia la regina? Glielo dice, gli dice apri il sacchetto, fammi vedere che se ce ne stanno effettivamente due rosse. Ma che ne so, raga, ma... Cioè, non sono bene scogitati questi cosi, Lo sai che gli dice? Gli dice, ok, facciamo così. Estrai una te e una io. Se tu prendi quella nera, io prenderò sicuramente quella rossa. Però la regina gli dice, sì, sto cazzo, ma che vuoi? Le regole le fa lei. Oh, sono così maldestra. Diamo un'occhiata a quella a sinistra. E vediamo quale pietra ho scelto. Che vuol dire? Ma che cazzo? Ma adesso, ragazzi, preparatevi perché dovete fare delle scelte. Come vi ho già detto, questi sono enigmi di sopravvivenza. E voi, cosa scegliereste? L'aereo che precipita, a quanto pare, penso esperienza bruttissima, o una nave che affonda? Arca beva. Questa è brutta, ragazzi. Che vuoi scegliere qua? A parte lui non c'ha manco la cintura di sicurezza. Allora, se cade l'aereo, raga, cioè, soprattutto c'è quello scenario, se arrivi sei fritto. Invece qua forse te puoi salvare un po' di più in B. Però io, ragazzi, sceglierei là, perché dici almeno arrivi, non ti accorgi di niente. Però forse si salva più B. La B? Più chance di sopravvivere, l'ho detto. Ah, e lei e suo fratello Bobby furono lasciati soli in casa. Era un sabato sera e Ali decise di organizzare una festa. Sì, dai. Invitate i suoi amici a casa. Sembra la principessa dello spazio Bitursolo. Ma Bobby stava disturbando tutti, ci credo, deve fare la festa con i ragazzini. Ali si arrabbiò e lo chiuse nella sua camera da letto. Ma è più! Due ore dopo Ali lo trovò morto, porco due. Mo tu madre te sei in cula. Era il commissario come dice, sì, mo te sei in culamo benvenino. Il detective ha controllato le foto scattate alla festa e ha identificato quattro sospettati. Vai. Matt, ragazzo. Eleanor, migliore amica. Ma di chi? Il ragazzo di chi?
Harry, animatore segreto, ammiratore segreto, scusate. E è lì stessa. Chi ha ucciso il bambino? Ma che cazzo? Fammeli rivedere. Io non mi fido degli uomini con i berretti rossi. Secondo me, ragazzi, il destino l'ha ucciso. Era così, ha voluto il fato. Che c'ha la cravatta. Ha strangolato Bobby con la sua cravatta. Perché? Ah, c'aveva... Ragazzi, non ho fatto attenzione a troppi dettagli oggi. Vabbè, che dire ragazzi, superiamo i 30.000 mi piace per un prossimo episodio. Voi ci avete azzeccato, guardate che leggo i commenti, eh. Vi do appuntamento ai prossimi video. Un saluto a tutti, amici, ciao, ciao, alla prossima, ciao ragazzi. Ciao. Il pollo ma la bolla, il passero la passerà, ma tutti quanti amano Mike Shosha. Tutti quanti amano Mike Shosha.